Naturalmente per questo nome, soprattutto come conoscitrice, e poi per la musica, diciamo. Perché la musica ci fa volare, no? Sì, perché come se fosse a migliaia di metri che quello che ci sta succedendo, naturalmente. Speriamo bene, naturalmente. Noi ci mettiamo tutto l'amore, tutta la passione che abbiamo per questa cosa che amiamo fare, perché è la nostra passione. Quindi e forse ce la mettiamo tutta e daremo sempre meglio di noi stessi. Ragazzi, ma come è cambiata la vita? Insomma, siete dei ragazzini, fate ancora gli superiori? Sì, esatto. Io faccio naturalmente mai accantonare la scuola, basilare. Io faccio il liceo classico e faccio faccio l'esame ogni anno. L'anno scorso ho preso 7, nonostante tutti gli impegni, ma io la scuola non la accantonerò mai. Io faccio il tecnico commerciale ed io il magistrale. E riusciamo a fare tutto, no? Invece di andare a giocare a calcetto, giustamente ma cerchiamo di sfruttare. È quello la che vogliamo nella passione. Vita, e con molta passione, forse di andare a giocare a calcio, studiamo. Bravi! Veramente! Sì. Beh. Vi fa onore, non me ne ero reso conto. Diciamo che a seconda il loro talento, la loro passione nel calcio. Invece per la scelta delle canzoni. Ecco sì, la scelta delle canzoni l'abbiamo scelta i produttori e noi. Abbiamo espresso tutto il nostro parere e dopo abbiamo giudicato tutto. Giustamente abbiamo scelto delle canzoni che stanno nelle nostre corde. Ci già conoscevate magari quando avete fatto. Sì, ci sono delle cover e degli inediti, c'è un inedito in spagnolo, che è scritto da Leon Warren, e poi c'è E più ti penso, che sarebbe un medley tra C'era una volta in America e Malena. Naturalmente cantare una canzone, un brano musicale, diciamo. Ennio Morricone. Ennio Morricone, e poi c'è anche Notte Stellata, sì. Sarebbe il The Swan di Cézanne, si pronuncia, vero? The Swan! Come si chiama? Carnevale degli animali. Dal Carnevale. Sì. Un compositore classico, la prima volta noto, che viene cantato. Sì. È un grande pezzo, famosissimo tra l'altro. Sì. Uno dei cavalli di battaglia dei più grandi violoncellisti e delle prime ballerine Etoile che ballano. È un pezzo famosissimo, di grande spessore musicale. Beh, poi in questo album sono presenti anche persone di spessore, come Dion Warren. Morricone, Mogol, cioè gente che ha fatto, diciamo, la storia, no? Che sono molto affermati. Noi naturalmente questa cosa non ce l'aspettavamo dopo aver fatto questo programma da Antonella Clerici, che naturalmente credevamo che eravamo tre ragazzi che abbiamo fatto il programma della Clerici dopo una bella esperienza. Però dopo subito 9 giorni abbiamo ricevuto una telefonata da Tony Lenz, il nostro manager Michele Torpedine, e sono saliti i nostri genitori e hanno detto che erano interessati a noi e volevano fare un bel progetto. E dopo è nato tutto questo. E ora siamo all'uscita del disco. E noi mi spaventate un po', perché cioè, stavo facendo veramente una conferenza stampa che neanche voi gli amici riescono a fare. Cioè, siete molto rodati. Fatto delle prove, no, cerchiamo di essere più spontanei possibile. Noi siamo noi stessi. Questa è la cosa, non è che. Il primo artista italiano a essere messo sotto contratto da una major americana, quindi punto uno, una grandissima responsabilità, come la sentite. Punto due, però, come è nato questo progetto? Cioè, non vuole essere cattiva la domanda, ma perché proprio loro e non altri i primi a essere messi sotto contratto in America? Tony Lenz è il forse meglio produttori, in effetti siamo arrivati all'Universal, però questo teniamo a dirlo grazie al nostro e alla buona anima del nostro avvocato Peter Lopez. E quando ci ha presentati all'Universal da Ron Ferri e Jimmy Iovine, l'abbiamo saputo e hanno fatto subito il contratto per noi. Già questa è una bella soddisfazione. E già l'album,
per noi, no? Noi ce l'abbiamo messa tutta perché abbiamo capito lo spessore delle persone che ci stavano accanto e chi stava lavorando con noi. Ma vi ha presentati e poi avete lavorato sull'album o vi ha presentati con l'album già registrato, quindi avete portato già del materiale? No, ha portato il video su YouTube, quello Sole Mio, già quello che avevamo fatto dalla 13. E dopo si è creato il progetto, abbiamo fatto questa registrazione, questo album durante l'estate tra Roma e Los Angeles. E, guarda, è stata una crescita personale e anche artistica, perché abbiamo avuto persone, produttori dietro che ci dicevano sempre: impegnatevi col cuore, emozionate. Cioè, guarda, è stata una crescita pazzesca. Sì, perché noi naturalmente non è che abbiamo esperienza, noi piano piano, come i grandi artisti, come Celine Dion, noi cerchiamo di seguire i loro passi, naturalmente, no? Di imparare, tra l'altro. Imparare da questi grandi artisti. Quindi, per esempio, quell'esperienza a Weird World ci ha fatto crescere, perché sappiamo che le persone più grandi, come abbiamo viste umili, talmente umili come la stessa Celine Dion, Barbara Streisand, noi speriamo che con questo CD naturalmente riusciremo a trasmettere alle persone quello che il grande lavoro. Quello che sentiamo noi dentro. E naturalmente noi di rimanere umili. Di rimanere umili, questo sì, perché quando abbiamo visto, come ha detto Gianluca, Celine Dion, Barbara Streisand, hanno raggiunto il massimo della musica mondiale, essendo umili abbiamo capito che con l'umiltà si può arrivare a grandi livelli. Cioè, se uno si monta la testa, secondo me non arriva da nessuna parte. E noi ci è capitata questa cosa all'età di 15 anni, diciamo che non è da tutti i giorni. Noi ce la mettiamo tutta perché, come ho detto prima, questa è la nostra passione. Quindi questo è il nostro amore, è il canto, la musica, quindi non è che... Viviamo per questo, no? Cioè, quanti ragazzi vogliono fare questa strada? E noi siamo stati, guarda, fortunati a fare tutto questo. Dobbiamo ringraziare anche Roberto Cenci, perché è lui che ci ha uniti, diciamo. Uniti? Ha avuto il genio, diciamo, no, diciamo che... Il fiuto. E poi naturalmente è nato questo progetto. Sì, perché è vero.